Festa per il 160° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, celebrata anche a Ravenna, alla presenza di tutte le autorità civili e militari della provincia. La festa rappresenta contemporaneamente il momento per premiare gli agenti maggiormente distintesi nelle diverse operazioni e per ricordare i caduti della polizia come Nicoletta Missiroli e Pietro Pezzi, scomparsi nel settembre del 2017 mentre erano in servizio. La cerimonia è stata anche occasione per tracciare un bilancio dell'attività di polizia nel corso dell'ultimo anno. Calano i reati, meno 6%, le rapine, ma soprattutto i furti, meno 4%, in particolare i furti a danno di negozi, meno 11%. Come contraltare, però, sono aumentati del 20% i furti in abitazione. Tuttavia, la vera preoccupazione arriva dalle truffe agli anziani e dal ritorno dell'eroina. Sì, sono molto soddisfatto in quest'ultimo anno. Diciamo, i reati, soprattutto di natura predatoria, sono quelli che purtroppo preoccupano di più la città, sono, diciamo, diminuiti, e questo grazie all'impegno costante e quotidiano sia da parte della Polizia di Stato che di tutte le forze dell'ordine. Di questo ne sono orgoglioso. Ha lanciato però un allarme, il ritorno dell'eroina fra i più giovani, un fatto altamente preoccupante. Purtroppo sì, in questi ultimi 3 anni si è assistito al ritorno dell'eroina in questa città e noi stiamo cercando di mettercela tutta quanta per contrastare il fenomeno, i risultati si vedono. Da ottobre abbiamo un servizio anche quasi quotidiano davanti alle scuole e i risultati si vedono. Non è facile, ma ce la mettiamo tutta. Molto sentito la sua battaglia verso le truffe, verso gli anziani. Sì, è un fenomeno purtroppo anche questo in aumento, molto fastidioso, e questo nonostante le varie campagne di informazione che vengono fatte e che verranno fatte anche nei prossimi mesi. Dico sempre agli anziani di stare molto molto attenti, perché diciamo il truffatore è dietro l'angolo. Parliamo della cerimonia di oggi. Oggi avete premiato gli agenti che sono maggiormente distinti, però avete ricordato anche gli agenti che hanno perso la vita, un lutto che tocca da vicino Ravenna. Bisogna sempre ricordare i nostri purtroppo caduti. Oggi avevamo i parenti, alcuni parenti sono venuti alla nostra festa. Abbiamo premiato anche i ragazzi, di questo ne sono orgoglioso, tutti premi molto meritati.